Salve a tutti amici di Marcos Box e benvenuti in questo secondo gameplay della giornata su Clash Royale in compagnia di Marco e Antonio e il nipote di Marco che è lo zio, è mio zio. Saluto a tutti quanti, ciao gente. Questo è il secondo episodio del gameplay, il secondo è facciamo un giorno... In un giorno faremo. Io nel frattempo inizio a lanciare l'amichevole. In qualche giorno faremo due video, in qualche giorno non ne faremo perché abbiamo tante cose da fare. Facciamo due partite. Allora. Intanto stiamo facendo un amichevole. Arena dei Barbari, su. Io ho messo il mio deck preferito, questa volta ti sfraghino. Io non so se mi sono ricordato di cambiare. Sì, mi sono ricordato, per fortuna. Tu c'hai sempre questo disgraziato di principe che io odio. Non lo toglierò mai. Lo odio come... Allora, ragazzi, lui odia, le carte sono forti su di lui. Però quando le usa lui gli piacciono. E grazie, tu c'hai le carte uber sgrave. A me sono rimasti sti disgraziati qua. È morto, il drago è morto. Che ho ucciso io. Non c'ho un... già 289. Dai. Ragazzi, di fate a me che già sono tornato. Già per la seconda volta dico strafase. Che sono tornato nei guai. La seconda volta dico strafase, però ci vuole. Quando ci vuole, esatto. Vediamo che adesso i miei sgherri stanno andando a tutta velocità. E disgraziato arriva il cavaliere dall'altra parte, maledetto. Principe. Ecco, sono lì, insomma, quell'antipatico. Fa il contrario sto gioco, si dovrebbe chiamare in quel modo. Cioè, che poi, vabbè, un principe a cavallo, chiamiamolo così. Io chiamo un principe sul cavallo. Adesso mandiamo la mia amata Valchiria, vai! La Valchiria che verrà uccisa da Baby Dragon. Ci sono molti youtuber che dicono così. Sì. A me adesso ti distruggo, ti anniento, ti sono morto. Allora, schieriamo in difesa il drago, il cucciolo di drago, vediamo se... Io mando un gigante in attacco mentre i draghi si combattono, che mi hanno pure ucciso il drago. Vediamo un po'. Forse il gigante ce la fa a fare qualche hit. Forse. Muori! Per pochissimo, io... La mia mossa sarà freccia sulla mia torre per annientare quelli. Dai, mando la strega a lanciare laser contro tutti quelli volanti. Ma quindi caccia i laser dagli occhi? Che fa? No, dagli occhi, dallo scettro. Ah, dallo scettro, caccia. Siete noi, no, conosci tanto bene il Froy. No. C'è uno scettro. Però dai che sto vincendo. Questa la vinci tu, ma la prima tanto l'ho vinta io. Ah, quindi era meglio di tre, facciamo così. Se vinco la prossima. Ah. E se no, altrimenti dobbiamo fare lo spareggio. Questa volta il video faremo un po' più lungo. Forse dai. Un po' più lungo. Dai. Vittoria 1-0 per zio Marco. 1-1 perché è la prima partita. Ma questo che è la prima che abbiamo fatto un'ora qualche cosa fa. Vabbè, quella di prima non ci interessa. Adesso io lascio il mio stesso deck di prima. Penso io adesso. Deck vincente non si cambia. Facciamo amichevole nel frattempo. L'ho lanciato io. Ah, l'hai lanciato tu? Ok, perfetto. Che hai messo? Stadio dei Goblin. Arena 1. Questa è quella che è una delle più belle delle carine, diciamo. Ma sai com'è questo paesaggio bucolico qua con le pecore? Non esiste pecore. Sembra un campo dove stanno le pecore. È distrutta la Valchiria, ecco qua, già stiamo vincendo. Già sto in vantaggio. Guarda queste frecce qua, mannaggia. Le frecce servono. Si caricano subito e sono molto utili. Ma io adesso con la mia solita tattica, drago di qua, drago di là. Si viene infuocata in là, drago contro drago, il mio baby dragon è più forte. Dai. Ho subito Arcade. Arcieri, subito, in difesa. Allora ragazzi, ci sono scordate dell'annuncio, se volete commentare il video potete.
potete farlo. Mi raccomando. Mi raccomando, commentate. Potete chiedere qua ai videogiochi e telefoni o computer volete vedere. Noi non mettiamo su computer o telefoni cose a pagamento. Sì, solo giochi free. Solo giochi gratuiti metteremo. Andiamo. Ah, ma voi se volete grande. Potete chiedere. Potete dire cosa usare. Giochi free. Bomba, bomba, bomba. Oh. Se volete, cioè, fate la scelta Bomb Squad e Clash of Clans. Ah, Bomb Squad è da parecchio che non perdo, diciamo. No, è sempre perso tutti. E appunto per questo ho detto da parecchio che non perdo. Lo so, perché per dirvi sembra che partiamo, non ci giochiamo più, ragazzi. Fortunatamente. Se volete potete dirci che cosa fare. Tra Bomb Squad e Clash of Clans. Ti dirò no. Perché? Perché solo mi uccide. Cioè ti sto avendo a rivice. Dopo questo dobbiamo fare lo spareggio. Ma no? Eh sì, per forza. Alla meglio di tre. Adesso questo video, se la vinco io questa partita, faremo lo spareggio. Durerà un pochino di più. 30 secondi restanti. Dai, 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 che ce la possiamo fare. Tanto vengo io, perché qua oramai non c'è più niente da fare. Sei rimasto così e così rimarrai. Sono rimasto così, ti faccio vedere. Ma che... Una telefonata disturbata. Vai, vittoria mia! Pareggio. Dobbiamo fare lo spareggio, quindi terza partita. Terza partita, registriamo. Tratto, ragazzi, se volete potete dirci di mettere colonne sonore, non lo so. Se riusciamo a trovare il fatto, possiamo mettere colonne sonore. Sì, vediamo un po'. Dai. Ultima partita di spareggio. Poi lo carichiamo subito su YouTube. YouTube, prego. Che non posso chiedere? Faccio io, amichevole? Sì, lancio io. Amichevole, dai. Che a me non me lo chiedo. Non lo so, forse qualche bug di gioco. Questa è la partita decisiva. Ragazzi, io utilizzerò la mia tattica. Vita o morte per me. Io utilizzerò la tattica del do coglio, maledetti, mannaggia, stai andando all'altra corsia tu, mannaggia, di piccio. È una tattica che mi sono imparato. Mi insegnava mia madre, andò in vedere a giocare, mi diceva sempre di fare così. Di cambiare corsie, praticamente. Quelli li mandavo tutti là, io dovevo mandare tutti là, dall'altro posto. Dai, mini pecca, difendere! Però io ci ho già distrutto la torre, non che tu mi hai distrutto qualcuno. Beh, perché quella è la tattica mia. Do coglio. Ecco, adesso sono in difficoltà perché il drago è lancio. Vediamo gli sgherri, dai, sgherri. Ragazzi, vi consiglio di contattarci nel clan Le Pecore. Poi faremo degli avvisi su YouTube se cambieremo clan. Per adesso siamo nel clan Le Pecore. Io sono dosto. Okay. Ce la possiamo fare, maledetta strega. Ah! Mi ha ucciso entrambi di Anea 3. Mi ha ucciso tutti. È stato un mio pensamento di fare video di videogiochi. Sì, perché sono i nostri primi. Perché conoscete Marco Giannini, si chiama così su YouTube, che ha fatto diversi video di computer. Non manco più come dire. Comunque il canale che ha creato Marco Sbox. Allora. Il canale di Google si è Marco Sbox. Io... Dai. Non ho mai fatto video. Mai. Questi sono i primi tre. Perché abbiamo fatto anche Peggle, come abbiamo detto nello scorso episodio. Che forse non vedete mai, perché? Dobbiamo editarlo ancora. Sono alcune modifiche da fare che... Abbiamo avuto un piccolo problema per quanto riguarda la registrazione dell'audio. Si sentiva un po' maluccio. Anche su Peggle succedeva così. Non siamo riusciti a sistemare ancora. Non regolare bene i volumi.
Ancora riusciamo a fare. Oh, è disgraziato. No, noi lo mettiamo online il video di 30 secondi, 30 secondi, 30 secondi. Messi! E andiamo nessun detto poi. No, 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 no. Dai, oh, dai, che non l'ha presa, maledizione. Distruggi. Distruggi, strega. Dai, arco X. Oh, fino a me. Pazzesco. Dai che ho vinto, dai che ho vinto, dai che ho vinto, dai che ho vinto. Non hai vinto! Dai che ho vinto! Su tendetto, ho vinto! No. Guarda, sono così sicuro della mia vittoria che ti voglio pagare. Questo episodio sto vinto a Marco. E poi, dobbiamo ancora decidere se faremo una rivincita o no, non si sa ancora. Ci aggiorneremo nei prossimi video. Per adesso può bastare. Un saluto a tutti quanti, lunga vita e prosperità e mi raccomando, pollice in su. Spolliciate ragazzi.